Siamo a San Felice Circeo e ignoravamo l'esistenza di questa bella chiesa che si chiama Maria dell'Immacolata ed è anche una bella struttura, la vediamo dall'esterno perché dentro non possiamo entrare, arriviamo fino a un certo punto. Vedete quanto è bella? E poi è bello anche il panorama circostante. Ci troviamo dietro il tratto degli stabilimenti balneari. Abbiamo scoperto per caso che c'era questa bella chiesa, veramente ornamentale, che è un'oasi anche di refrigerio per quest'estate così torrida. La chiesa, ricordo, dell'Immacolata, qui a San Felice Circeo. Vediamo anche questo dipinto, poi ecco fiori a destra e a manca, questo ecco l'esterno della chiesa come potete ben vedere, una chiesa, ripeto, sconosciuta, ne ignoravo l'esistenza, però è tutto buono, nella vita bisogna sempre saper apprendere cose nuove. Questa è la discesa delle scale, occhio che se no facciamo un volo di quelli numero uno, la vecchiaia avanza ragazzi, eh. Oh, questa è l'aiuola circostante con palme, si sta veramente bene, è un paradiso, credetemi, è un paradiso, come vedete non si lascia nulla al caso, tutti i particolari sono messi con dovuta intelligenza, con dovuta furbizia. Veramente si sta molto molto bene. Oh, l'uscita, vi faccio vedere, guardate un po', c'è un altro paradiso, è una pineta eccezionale a dir poco. Non inquadriamo le persone, grazie per cortesia. Allora, è una pineta a dir poco eccezionale, come potete ben vedere. E dentro questa pineta c'è un parco giochi per i bambini che è davvero immenso. Questa invece è una salita parallela alla chiesa dell'Immacolata, sembra di stare veramente al di fuori della realtà, al di fuori del grigiore di Roma, perché poi è questo, che noi siamo abituati al grigiore, allo squallore, alla monotonia. Guardate qua, pini secolari, si respira. Per noi che abbiamo crisi di asma, questo è ossigeno puro. Oh, la pineta mi dicono che sia molto rinomata. Non guardiamo cortesemente neanche le macchine. Vi lascio con questo bello scorcio, facciamo un rientro naturalmente sulla chiesa dell'Immacolata. Facciamo rientro, questo è il viale che ci troviamo e questa è la salita per andare verso la chiesa. Ripeto, è un qualcosa che è al di fuori della realtà quotidiana, sembra di sognare. La linea va allo studio centrale.